La registrazione audio che state per ascoltare risale al 3 luglio 2015. Il collaboratore di giustizia Luigi Giuliano, detto Orre, ex boss dell'omonimo clan della Camorra, risponde in qualità di teste alle domande del pubblico ministero nel corso di un'udienza del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Il Giuliano parla dei suoi rapporti con Cosa Nostra e ripercorre alcune tappe della propria carriera criminale, da giovane contrabbandiere, fino ai vertici della nuova famiglia. Il cartello camorristico al centro della sanguinosa faida contro la NCO di Raffaele Cutolo. Buon ascolto e buon proseguimento su Spazio 70. Mi chiamo Giuliano Luigi, nato a Napoli il 3 novembre del 1949. Benissimo. E allora, possiamo dare la parola al Pubblico Ministero per iniziare l'esame. Sì, signor Giuliano, buongiorno, sono il dottor Del Bene della Procura di Palermo. Buongiorno a lei, dottore. Signor Giuliano, lei ha fatto parte di qualche organizzazione criminale organizzata? Sì. Quale? Esattamente quella della mia stessa famiglia, il clan Giuliano e della nuova famiglia, fratellanza napoletana che sia. Per il territorio di Napoli? Sì, non soltanto, limitrofi Campania. Senta, signor Giuliano, lei quando è entrato a far parte di questo gruppo criminale? Nel 1978. C'è stata una formale iniziazione? Come è avvenuto il suo ingresso? È avvenuto perché mi sono trovato coinvolto in una guerra che ne era lungi da me, dall'oggi a domani mi sono trovato coinvolto e con me i miei fratelli e tante altre famiglie contro Raffaele Cutolo, che predominava con il suo sistema criminale la nuova camorra organizzata. E quindi per il fatto che la mia vita è in pericolo anche senza avergli fatto niente, e non soltanto la mia, ci organizziamo per rispondere alla guerra di Raffaele Cutolo. E con la famiglia Giuliano si allerano tante altre famiglie. Senta, signor Giuliano, lei ha indicato che unitamente ai suoi fratelli ha poi organizzato il gruppo per contrapporsi a Cutolo. Può indicare il nome di battesimo dei suoi fratelli, questi coinvolti in questa violenta contrapposizione? Allora, Guglielmo, Carmine, Raffaele, ventilatamente Salvatore, ventilatamente perché si defilava sempre. E poi escludo in modo più assoluto mio fratello Nunzio, perché si dissociò da subito e in particolar modo quando morì per un verdoso suo figlio. Senta, signor Giuliano. E poi c'erano i miei cugini Ciro Giuliano, Vigorito, i fratelli, Luigi Giuliano stesso e tanti altri familiari, cugini, nipoti, perché la famiglia Giuliano è molto vasta. Senta, signor Giuliano. Lei poi nel clan Giuliano ha ricoperto anche ruoli di vertice? Sì, sono stato il capo, è uno dei capi della nuova famiglia. A partire da quando? Nel 1978-79. Ah, proprio da subito, quindi? Non ho capito. Da subito al suo ingresso nel clan Giuliano lei ha assunto questo ruolo apicale, di vertice? Sì, da subito, sì, immediatamente. Senta, nell'ambito appunto di questo suo ruolo di vertice ha avuto rapporti, contatti con esponenti di altre famiglie mafiose, di altri territori, di altre regioni? Sì, con il Nuvoletto, Affidi, Galasso, Bardellino, Ida Alessandro, i Mallardo, i Contini, i Licciardi, Giruzzo Milionario, tante persone, Luigi Vollaro. Oltre che soggetti esponenti campani di altre regioni, ha avuto rapporti, contatti nel corso degli anni?
Ma rapporti, diciamo così, li ho avuto in circostanze diverse. Praticamente quando si trattava di... Perché prima che io divenissi capo, uno dei capi di questa organizzazione, io ero un contrabbandiere e andavo anche a rubare. Facevo tutte e due le cose, nei CAU, che diciamo così, in tutta Italia. E in una di queste circostanze ho conosciuto delle persone, perché fu un colpo che poi fallì, questo colpo preparato per attingere documenti riservati alla cassetta di sicurezza. Fatto sta che ho conosciuto anche delle persone di Palermo, ancora prima dell'anno 78-79, che frequentavano i night club a Napoli, in occasioni che a loro volta stavano in soggiorno obbligati in vari paesi, all'epoca così si chiamavano, provincia di Napoli, no? Zona di Nola, di Castellammare, Costina Amalfitana e così via. Può indicare... Ma fondamentalmente io ho avuto rapporti di molto con Michele Zas, che era una pedina che gestiva il contrabbando di sigarette all'interesse e a nome di tante persone della Sicilia. Per quanto riguarda i siciliani in particolar modo, soffermiamoci su questo ambito territoriale. Lei chi ha conosciuto, quale esponente di Cosa Nostra? Ma conosciuto, come dire, Greco, conosciuto Badalamente, tanto per fare un paio di nomi, e poi tantissime persone che non mi ricordo, ma anche queste persone ho conosciuto. Ricorda il nome di... Prima del 1978-79. Prima ho conosciuto Greco e poi successivamente, a distanza di pochissimo tempo, Badalamente. Per quali ragioni, innanzitutto in che periodo più o meno conobbe... Più o meno stiamo all'inizio degli anni 70, 71, 72, 73, 74, sono 75, 76, in questo un pugno di anni. E come mai conobbe questi due soggetti? Lei ha parlato di Greco e di Badalamenti, per quale ragione? Perché anche la mia famiglia era interessata al contrabbando, la mia famiglia intendo dire mio padre e i suoi fratelli, interessata al contrabbando di sigarette, e quindi il contrabbando di sigarette veniva anche e soprattutto gestito da Michele Zaz, che era un referente della mafia. Ho capito. Questo lei ha detto per i primi anni 70, almeno fino al 74. Per gli anni 80 invece ha conosciuto altri esponenti di Cosa Nostra oltre a Greco e Badalamenti? Attualmente non mi ricordo, signor dottore. Senta. Ne ho conosciuti tanti, quindi vado un anno indietro, un anno avanti. Poi ho fatto tantissimi processi, quindi ricordare miliardi e miliardi di nomi. Vabbè, vediamo di arrivarci. Senta, grazie. Signor Giuliano, lei quando è che viene tratto in arresto per la prima volta? A 14 anni. Poi ha sofferto altri periodi di detenzione? Tantissimi. Ma... Lei ha detto all'inizio perché si occupava del traffico di sigarette ed era un ladro, ha detto. Ma successivamente... Sì, anche un ladro. Prima facevi tutte e due le cose, perché la mia famiglia di origine faceva il contrabbando di sigarette. E quindi io mi sono trovato anche coinvolto nel rubare nei CAV di mezza Italia, insomma. Senta, veniamo invece ai periodi di... detenzione per 416 bis. Quando è stato per la prima volta tratto in arresto per 416 bis? Credo nel 1981. Non c'era ancora il 416 82, bis. Qualcosa del genere. Senta, e per quanto tempo è stato detenuto? Sono stato detenuto dall'82, quindi uscito a carcere. All'epoca si diceva libertà provvisoria,
E poi fui, quindi per motivi di salute uscii con il beneficio della libertà provvisoria e fui trasferito a Luca di Codignola in soggiorno obbligato, poi da lì a Bologna e a Bologna poi mi detti all'evasione perché nacque una rissa e poi c'è stato tutto un percorso di latitanza in carcere fine, per lunghissimi anni. Periodo di latitanza o di sì, carcerazione per lunghissimi anni, non ho capito. Tutte e due le cose, latitanza e carcerazione e arresto domiciliare, è stata sempre per 30 anni qualcosa, è stata sempre la mia vita così andata. Ho capito. Senta, nei primi anni 90 qual era il suo stato giuridico? 90, 91, 92? Era libero? Era latitante? Era detenuto? Io sono uscito dopo 5 anni, 6 anni, qualcosa del genere, il 2 febbraio, se ricordo bene. 2 febbraio 1990 sono stato scarcerato, se ricordo bene. Quindi scarcerato nel febbraio del 90 e poi successivamente riarrestato quando, se lo ricorda? E poi ci sono state altre carcerazioni, breve, nel 93, 92 se ricordo bene, poi il 94, sono uscito il 95, riarrestato il 96. Soggiorno obbligato in 94, quindi c'è tutta una storia molto complessa. Senta, nel periodo delle stragi, quindi di Capaci e di Via D'Amelio, quindi maggio e luglio del 1992, qual era il suo stato giuridico? 92 era libero. Era libero. Lei ovviamente apprese di queste, di questi eventi gravissimi. Fu sorpreso da questi eventi gravissimi? Quale fu la sua reazione? La mia reazione fu quella chiaramente di che non capivo più l'Italia dove stava andando, che stava accadendo. E che praticamente in quel periodo lì la famiglia Giuliana era serbata nel proprio quartiere con i propri affari, svincolandosi già da molti anni prima da tutto il sistema, diciamo così, della nuova famiglia, perché ognuno poi ci sono state delle accissioni, le guerre, con la cupola di Secondignano, che prima eravamo una sola cosa. E quindi sì, ci limitavamo a vivere chiaramente con i nostri introiti, con i nostri, anche se introiti criminali, si intende, con i nostri affari, ci facevamo i fatti nostri. Se qualcuno voleva la guerra, facevamo la guerra, se voleva la pace, davamo la pace. Però non facevamo più parte di nessun sistema, diciamo così, allargato, e da figurarsi poi di certe cose così grave. Quindi non sapeva nulla della realizzazione di queste due stragi, anticipatamente ovviamente. Cioè, non sapeva nulla, nel senso, ma ne parlavano tutti i giornali, tutte le televisioni. Va bene, insomma, nei giornali, questo non ci interessa. Senta, lei ha mai conosciuto Salvatore Rina? A Salvatore Rina l'ho conosciuto nell'occasione quando frequentava i night club a Via Caraccio, però era uno, come dire, degli eventi che una night club era solito frequentarsi, bere una champagne, ballare con una donna, insomma era un cover dove passava, si trascorriva la serata, la notte. Ho capito. In che periodo più o meno ebbe a conoscere Salvatore Rina? Primi anni 70, primi anni 70, non preciso, non lo ricordo. Ma ne ho conosciuti tanti, perché erano tutti amici in compagnia di Michele Zazza. Ho capito. Da chi le fu presentato e come le venne presentato? No, cioè, più che presentato, non è che ci si presentava, stavamo nel locale e quindi praticamente
uno sguardo valiva l'altro, perché stavamo tutti quanti per lo stesso interesse, divertirsi, poi uno poteva anche ragionare dei propri affari, ma i miei affari in quella circostanza non erano collegati a Totorino e neanche a Michele Zanza. Senta, lei ha mai conosciuto Vittorio Mangano? Sì. Quando lo ha conosciuto e per quale ragione? L'ho conosciuto anche, come dire, fugacemente negli primi anni, negli anni 70, credo, a Milano, perché era amico di un mio amico che si chiamava, se ricordo bene, Nunzio Guida, che a sua volta era legato con Michele Zazza. Posso bere? Le chiedo scusa. E poi ci dovrebbe ripetere il cognome perché è sfuggito, non l'abbiamo compreso bene. L'ho conosciuto negli anni 70. Scusi Giuliano, dovrebbe ripetere il cognome di questa persona che ha fatto da tramite nella conoscenza, che non abbiamo capito. Nunzio... Vittorio Mangano. Sì, no, e con chi è che lei ha detto? L'ho conosciuto attraverso un amico che... Sì. Ah, ho capito, sì, Nunzio Guida. Nunzio Guida. Di origine napoletana. Va bene. Sì, aveva anche il soprannome, Nunziello di Fuorigrotta. Nativo di napoletana che si trasferì a Milano perché era latitante, sempre negli anni 60, fine anni 60, inizio anni 70, e quindi si stabilì a Milano e lì si fece una fortuna e quindi era molto amico e legato con Michele Zazza. Successivamente ha avuto modo di reincontrare, avere rapporti con Vittorio Mangano nei primi anni 90, negli anni 90? No, l'ho conosciuto poi direttamente in carcere, ci siamo incontrati, siamo stati nella stessa cella a Secondigliana, ristretti entrambi a 41 bis. Benissimo, siamo arrivati. In che periodo ci fu questa comune detenzione con Vittorio Mangano? Pochissimi giorni a Padiglione, perché lì ci sta un reparto che funziona da ospedale, o meno ci stava, non lo so, perché è accaduto nel 2000 questo, credo. Ma, dottore, se mi sbaglio di qualche mese o di qualche anno, siamo lì. Lui veniva da Porta Azzurra, Pianosa, non mi ricordo bene, e quindi siamo stati per pochissimi giorni nella stessa stanza, in Vittua, che ci eravamo conosciuti tanti anni fa, ed eravamo entrambi amici di un comune amico. Ovvero? Nunzio Guido. Ah, sempre questo. E anche Michele. Ho capito. Senta, è sicuro che con Mangano è stato detenuto nel 2000, mi pare che ha detto? Sì, siamo stati nella stessa cella. Ma, ripeto, il periodo è sicuro che sia il 2000? Allora, io sono stato trasferito da, credo, ripeto, se sbaglio di qualche mese, mi sbaglio di pochi mesi, ma non posso sbagliare di 2 anni o di 3 anni, perché poi io sono stato trasferito a Parma, sempre a 41 bis, però siamo stati 3, 2, 4, 5 giorni, non mi ricordo bene, nella stessa cella. Mo se non sarà il 2000, sarà fine 99, inizio 2000. Comunque siamo stati lì, in quel padiglione, entrambi, dove insomma c'erano tutti i detenuti che avevano dei problemi di salute, che è un padiglione a parte, una sezione a parte, perché in quella padiglione c'erano anche degli ammalati che scontavano la detenzione in un reparto comune. Poi c'era un'ala che vi erano tutti quelli sottoposti a 41 bis. Senta, che rapporto ha intrattenuto con Vittorio Mangano in questo periodo di comune detenzione? Era un rapporto, voglio dire... Ci siamo scambiate delle idee, delle confidenze, dei tumulti interiori. Vittorio era molto provato, assai provato, preoccupato, e ha avuto qualche sfogo con me. Perché
era così preoccupato? Le spiegò le ragioni? Perché temevano fuori che lui potesse accedere al pentimento e quindi fu minacciato che avrebbero fatto a pezzi la sua famiglia. Ma il Mangano le disse qualcosa di... Lui era preoccupato che anche se non aveva preso o comunque probabilmente poteva anche prendere questa decisione, che magari qualcuno poteva giocare, spostare, muovere delle pedine e farlo passare come pentito mentre lui non lo era e non lo voleva divenire, ma a volte mandava tutti quel paese, dice ma io vorrei anche buttarlo, vorrei anche farlo, mi viene la voglia, perché io non credo più in questo sistema, in questo codice di onore che è solo una volgarità, un'infamia, e aveva degli sfoghi di questo genere. Io voglio capire una cosa, ma Mangano innanzitutto le disse se apparteneva a qualche organizzazione criminale? Alla mafia, vabbè, questo io lo sapevo dal 1970 che apparteneva alla mafia, anche Nunzio Guida apparteneva alla mafia, anche Michele Zazzi apparteneva alla mafia, erano giurati della mafia. Poi ci sono dei cambiamenti, Michele Greco, Badalamenti, poi ci sono stati gli altri. Perché è così che funziona la mafia, come la camorra e tutto quanto. Uno è potente, poi crolla quel potente e ne viene un altro. Muore quell'altro e ne viene un altro. E il sistema criminale così funziona, in tutta la sua potenza e in tutti i suoi mali. Senta, lei ha detto che Mangano era molto preoccupato perché la sua famiglia era minacciata. Ma minacciata da chi? In particolar modo mi disse che era minacciato dai potenti, mi fece anche il nome di Dell'Utrio. Può ripeterlo questo nome? Dell'Utrio. Chi sarebbe? Glielo spiegò Mangano. Che aveva il rapporto con lui, che era un potente della politica e che praticamente era lui che teneva contatti con la famiglia ed era lui che era fatto per venire. Le minacce, se lui avrebbe minimamente accennato a pentimento, sarebbe la famiglia scomparsa e sciolta nell'acido. Senta, e queste notizie, visto che questo Dell'Utrio doveva essere, credo, all'esterno, come pervenivano in carcere a Mangano? Non lo so, in carcere praticamente... in quell'epoca le notizie entravano ed uscivano, ognuno aveva un sistema sia collettivo che ognuno con le sue proprie iniziative. Comunque le ambasciate li arrivavano e lui insomma, dava le risposte. Poi insomma, c'è stato in quell'epoca il modo di comunicare, malgrado che ci fosse nell'amico spia, malgrado che era un... ristretto severamente il 41 bis, ma era più che altro, insomma, si trovava sempre la scorciatoia di come poter far giungere un'ambasciata fuori e come riceverla. Ho capito. Senta, ma qual era la preoccupazione del pentitismo, di un eventuale pentimento di Mangano? Cioè, glielo disse, glielo fece capire, perché all'esterno erano così preoccupati di un eventuale pentimento di Mangano? Mangano che cosa sapeva? Mangano diceva che erano molto preoccupati, quindi questa era la situazione. Mo, nei minimi particolari non è che trascese tanto, perché qualche volta era proprio veramente disperato. Ma più che altro lui era preoccupato che gli ammazzano la famiglia, senza che lui neanche aveva dato cenno a un pentimento. Perché potesse qualcuno mettere, perché nella mafia, nella camorra così funziona, zizzania, mettere delle tragedie che uno non sa niente. Ma magari lo facevano passare per pentito e subito prendeva l'iniziativa a consumargli la famiglia senza che lui l'avrebbe fatto. Però qualche volta la scintilla in testa si accendeva di volerlo fare. Senta, ma Mangano conosceva, o meglio, le rivelò, le confidò di conoscere vicende di mafia di questo Dell'Utri?
Non ho capito, può ripetere per favore la domanda, grazie. Dico, non ho bisogno di far rilevare quello... Che finora questo il nome è stato un po' diverso, c'era una O in più. Allora ha parlato di Dell'Utrio. Dell'Utrio, sì sì. Continuiamo. Vabbè, ma ha detto che non ha sentito, quindi... ha detto che non ha sentito, si può ripetere, avvocato. Ripeto, però mi sono perso. Dunque, signor Giuliano, ma... Il mangano le confidò qualcosa in particolare di questo Dell'Utrio, dei rapporti di questo Dell'Utrio? No, non trascese nei particolari profondi, emergevano tutte da un suo stato d'animo e preoccupazione, che quindi comunque lo temeva di molto. Questo me l'ha detto, lo constatava, quindi temeva quell'uomo di molto. Ma questo Dell'Utrio le disse, Mangano aveva rapporti con altri soggetti della politica? Sono stati discorsi, poi se qualcosa mi può sfuggire, sono trascorsi anche tanti anni e quindi... E allora, Presidente, procedo a delle... contestazioni dal verbale del 25 settembre 2002 reso alla Procura della Repubblica di Napoli per le difese 1, 2, 3, quarto foglio, quando ebbe a dichiarare: Mangano conosceva tantissime cose e certamente più volte ha fatto riferimento a Berlusconi e Dell'Utri. Ed è stato Mangano a dirmi che in realtà la carriera politica di Berlusconi non era altro che la prosecuzione della carriera politica di Andreotti. Presidente, questa contestazione con quello che ha detto il collaboratore non c'entra niente, perché si riferiva esclusivamente a fatti che gli avrebbe riferito Mangano sulla posizione Dell'Utri. Oggi il PM con la contestazione ha introdotto il nome di Berlusconi. No, però la domanda gli era stata fatta se avesse avuto rapporti con altri soggetti. Con altri soggetti, Presidente, quindi, poi... Risponde, no, va bene, la contestazione è pertinente, quindi possiamo procedere. Allora, le sovviene qualcosa adesso? Ricordo e confermo quello che ho detto il 2002. Sì, lo confermo. Però ora cerchi di spiegarcelo un po' meglio, perché mentre prima ha detto non si dilungò in dettagli, qui dopo la lettura... Sono trascorsi tanti anni, ho vissuto tante cose, quindi forse la mia mente è troppo piccola per conservare tutto il mio vissuto, egregio dottore. Quindi io confermo, mi ricordo bene, sì, che ho vissuto questa cosa, ho ascoltato questa situazione e le ho raccontate ai magistrati. E oggi lo confermo dinanzi alla signoria vostra. Benissimo. Il Dell'Utri menzionato nel verbale del 25 settembre 2002 è persona diversa dal Dell'Utrio di cui ha parlato fino a un minuto fa? No, voglio capire bene la domanda, perché chiedo scusa. Allora, io confermo esattamente tutto quanto detto nel 2002. Quindi, sia Dell'Utri che Berlusconi, che quel sistema politico serviva chiaramente come motore, chiaramente per portare avanti tutto un sistema criminale mafioso. La mia domanda però era un'altra. Che era compresa anche chiaramente far abolire il 41 bis, era inteso anche eventuali altri benefici, era inteso anche la distruzione dei pentiti, era inteso anche che questo fenomeno dei pentiti chiaramente nel modo o nell'altro si doveva distruggere, perché buttava danno, ha portato danno e tutto quanto. E adesso alla mente affiorano tante altre cose. Senta, ma lei il 25 settembre 2002 ha fatto riferimento a Berlusconi, ma chi era Berlusconi e che rapporti vi erano tra Berlusconi e Dell'Utri, sempre che Mangano gliele abbia spiegato? Allora, quello che Mangano mi spiegò che era la stessa cosa, la cosa che adesso mi ricordo che lui si mortificava era quella di
chiaramente di aver fatto risultare che lui è figurato come stalliere di Berlusconi, e questa cosa lui se la rimproverava perché aveva sottovalutato chiaramente lo Stato, le istituzioni, i carabinieri, gli peresse, sì, che non riuscivano a capire che era una cosa chiaramente che una cosa che non combaciava, una cosa che completamente che l'uno non si rispecchiasse nell'altro, ovvero lui mafioso che risulta che fa lo stalliere, è una cosa ridicola, e lui questo si sentiva mortificato di aver creduto e sottovalutato questa cosa. Lei proprio inizialmente alla sua risposta ha detto testualmente: Berlusconi e Dell'Utri erano la stessa cosa, ci può spiegare che cosa intendeva dire? Non lo diceva Mangano, era la cosa stessa cosa rispetto Mangano. A cosa? A tutto il sistema politico, e quindi chiaramente che facevano, che scorrevano, come dire, confluivano in un unico sistema, Berlusconi, Dell'Utri, mafia. Senta, ma Mangano le confidò anche che Berlusconi aveva avuto dei rapporti con la mafia? C'è opposizione a questa domanda? La domanda è effettivamente andata oltre. Parliamo, facciamola prima in termini generali, sì. Su che cosa abbia confidato a proposito di Berlusconi. E poi, a proposito, io mi riaggancio a quest'ultima. Poi eventualmente contestiamo. A quest'ultima, a quest'ultima risposta. Scusi, pubblico ministero, si dovrebbero evitare le domande suggestive, perché poi sul filone, anche inconsapevolmente indotto dal pubblico ministero, il collaboratore prende lo spunto per dire delle cose che altrimenti purtroppo non la possiamo cancellare, come si fa in altri sistemi giudiziari. La domanda è lì, ma ovviamente la registrazione consente di ricostruire poi l'iter. E allora, signor Giuliano, lei ha detto che appunto Dell'Utri, Berlusconi e la mafia erano uno stesso sistema criminale. Ce lo vuole spiegare? Che cosa voleva intendere Mangano con questa confidenza? Voleva intendere che quello che ho detto, che praticamente la mafia aveva questa potenza che li confortava di quello che era il loro sogno, il loro percorso, il loro cammino, il potere. Ma io voglio cercare di capire questo dato. Mangano le confidò se Berlusconi avesse avuto rapporti? Allora, facciamo la domanda. Ma non possiamo chiedere che cosa gli confidò? Esatto. Ma l'ho chiesto varie volte. Se allora, lo Mangano che cosa le confidò? Giuliano, mi ascolti, Mangano cosa le confidò a proposito di Berlusconi? Vediamo innanzitutto il suo ricordo. Le cose che mi confidò sono state queste, parole molto strette, fugace, coerente, e non è che stava lì a parlarmi 3 ore, 4 ore, lì nella stessa stanza, 2-4 metri quadrati, si camminava, ci si fumava una sigaretta, andavamo a passeggio, e quindi una parola porta l'altra. Beh, quindi non ricordavo parole di questo. Allora facciamo la contestazione, parole, se ci sono, e poi. Era una parola che era parola che l'esperienza criminale che aveva lui, l'esperienza criminale che avevo io, basta dire una parola per capire tutto, no? Ma quale fu sta parola? Noi vogliamo cercare di capire questo. E già l'ho detto, signor illustrissimo dottore. E allora, procedo ad una contestazione dal verbale del 24 gennaio 2003, pagina 2. Ricapitola una serie di punti, indicato per punti, Presidente, questo verbale. Il Giuliano dichiara, al punto 6 per le difese, che Mangano, nello stesso contesto di discorsi, gli confidò che Dell'Utri e Berlusconi erano in relazione con la mafia, proprio per il suo tramite. Ricorda di aver detto questa circostanza? Sì, lo ricordo. Ecco, e allora ce lo spieghi. Per quale ragione le confidò questa cosa? Confermo quello che sta scritto. Poi, egregio dottore, se mi sfugge qualche parola, ripeto, sono trascorsi tanti anni, ma il senso l'ho detto, è quello che ci siamo detti. Ma qualche parola che mi sfugge è anche, credo, comprensibile. Sì, ma le disse in che maniera e da quanto tempo, da che periodo? Ma non è che mi...
Allora, non è che mi spiegò tutto quanto, anche perché chiaramente erano degli sfoghi che lui aveva, è in considerazione che già ci eravamo conosciuti, amici dello stesso amico, anzi degli stessi amici, e tutto quanto ebbe questi sfoghi, perché lui era distrutto, era preoccupato per la sua famiglia, motivo per la quale con me ne parlò, però non c'era il caso che mi spiegasse, come dire, aprendo un libro e a leggermi tutto, perché lui aveva la sua esperienza criminale, la mia, basta guardarsi in faccia, dire mezza parola e capire il contenuto. Ma le spiegò Mangano la ragione per la quale era stato assunto come stalliere, circostanza che peraltro lo offendeva, ho capito? No, che lo offendeva, che lui era sbagliato e mossa, perché chiaramente, essendo lui chiaramente un uomo importante nella mafia, farsi passare che lo stalliere, insomma, è una cosa che l'ha creato dei problemi. Lui l'aveva sottovalutato, invece poi è stata la trascina dei suoi problemi. Ho capito. Anche ma chi è che lo aveva assunto? Io non è che gli chiedeva, chiedo scusa, dottore, non è che io gli chiedeva come, quando, perché il cavallo era. No, basta così. Ma Mangano le confidò chi lo aveva assunto come stalliere e dove? Da Berlusconi. E chi lo aveva assunto? Vabbè, ma questo non mi viene, dottore, adesso non mi viene. Senta, ma Mangano le confidò che Dell'Utri conoscesse questo ruolo importante in Cosa Nostra di Mangano, quello di cui ha parlato un minuto prima? Anche questa è una domanda suggestiva, Presidente. Tanto sì. Il ricordo, stiamo capendo che il ricordo sì, ma voglio dire, ma utilizzi il meccanismo corretto processuale, cioè faccia le contestazioni. E facciamo la contestazione. Faccio la contestazione allora, Presidente, direttamente. Sempre dal medesimo verbale, punto 6, nella prosecuzione, vi era piena consapevolezza da parte di Dell'Utri dell'appartenenza di Mangano alla mafia fin dalla sua assunzione presso Berlusconi. Eh sì che lo confermo, in effetti io dico sempre le stesse cose, perché io lo dico in modo diverso, in un altro però gli arriva a senso che dico la stessa cosa, posso sbagliare la parola, però io quello che ho visto e ho vissuto l'ho raccontato e lo confermo in questa sede. Senta, sempre Mangano le confidò se continuava, seppur detenuto, a mantenere rapporti con Cosa Nostra? No, mi parlava della sua preoccupazione, mi ha detto queste cose qua e poi ripeto, se lo ripeto, pensi che sto a 6-7 volte che l'ho ripetuto adesso, e lui era sconvolto per la paura della sua famiglia, per l'uccisione della sua famiglia, che poteva accadere. Perché erano molto preoccupati e lui temeva perché i giochi della mafia, chiaramente lui chiaramente li conosceva bene, spostare una patina e far cadere la colpa su di una persona non è che sia tanto difficile. Signor Giuliano, io le ho fatto una domanda diversa, le ho chiesto se nonostante lo stato di detenzione Mangano continuava a mantenere i rapporti con l'esterno. No, sempre mandava le ambasciate fuori, lo ricevevo, questo sì, lo so, ma come facevi? Non lo so. Va bene, allora procedo ad una contestazione dal verbale del 25 settembre 2002, quarto foglio. Leggo qualche rigo prima, tanto non muta molto, dico questo anche perché ho ricevuto confidenze di Vittorio Mangano a Secondigliano ed egli mi rivelò innanzitutto che la cosa che più allarmava era un suo possibile pentimento e che per evitare questo la famiglia era costantemente minacciata di morte, e qui non c'è contestazione, da qui, e che era il genero che si occupava all'esterno di tenere i rapporti con Cosa Nostra, con gli avvocati e con i referenti politici di Mangano. Adesso mi ricordo, sì. Lo conferma innanzitutto? Sì, lo confermo, sì. E allora, ci spieghi bene, Mangano
le rivelò anche il nome di questo genero? Chi era questo genero? Che cosa faceva questo genero? Dottore, adesso non mi so bene, io ho raccontato tutte le cose che realmente ho vissuto e che magari qualcosa mi è sfuggito pure, però io, come dire, da quando ho fatto quella scelta di collaborare con la giustizia, cioè io ho presenziato oltre 400-500 processi, dico, fiume di ricordi, di odio, quindi qualche cosa che, sia umana che a me mi possa sfuggire, però io ho raccontato la verità. Vabbè. Volevamo essere più dettagliati, signor Giuliano, su questo, mi sfugge adesso su questa dato. Cosa, non lo so. Senta. Però confermo quello che, cioè, quando lei mi fa delle contestazioni mi affiora la mente, i ricordi, e quindi io confermo quello che lei sta a dire. Senta, ma Mangano, visto che era così preoccupato, le riferì anche che tipo di minacce, in che erano consistite queste minacce alla sua famiglia? E se Mangano avesse dato edito a una debolezza e darsi ad un eventuale pentimento, l'avrebbero distrutto la famiglia, addirittura mi parlò sciolti nell'acido, non soltanto ammazzarli. E da chi pervenivano queste minacce? Glielo rivelò? Ma lui aveva delle informazioni, perché tutti quanti in modo o nell'altro avevamo delle informazioni. Se ci mandavano fuori dicevamo, quindi chi aveva una strada, chi un'altra, ognuno faceva queste cose. Poi mi sembrava, come dire, troppo... cioè io non entravo a dire chi ti ha mandato i biglietti, chi no, perché lui però a un certo punto diceva, ma chi sei, perché mi fa una domanda che non deve? Ecco. Ma... quindi queste minacce erano contenute in dei biglietti? Non ho capito bene. Erano contenute nel suo animo, nella sua mente. Era un uomo distrutto, impaurito, quasi da infarto era paura che lo aveva, che aveva giorno e notte. Le manifestava continuamente quindi questa sua preoccupazione? Costantemente. In che periodo quindi? Probabilmente io sono stato, ripeto, pochi giorni nella sua cella, non mi ricordo, 3, 2, 4, poi sono andato via, poi trasferito. Senta, lei quando è che ha poi deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria? Il 2002. Per quale ragione? Perché ho avuto una conversione spirituale, innanzitutto, soprattutto e come priorità in assoluto. E questo mi ha fatto rivedere tutta la mia vita. I miei errori, i miei peccati, i pesi sulla coscienza, nel cuore. E non è che io questa compressione è avvenuta dall'oggi al domani, è venuto dopo tantissime cadute, tante, e tutte le volte che Gesù mi ha rialzato. Quindi sono maturato nella compressione e poi ho detto, anche se salvo una sola vita, ho il dovere di farlo, ho il dovere dinanzi a Dio, agli uomini, alla giustizia di Dio e degli uomini di farlo, e ho fatto questa scelta e l'ho pagata anche a caro prezzo, perché mi hanno ammazzato 3 persone, i miei cari, tra questi anche mio figlio. Però anche se il dolore è quello che in ogni padre, in ogni madre ci può stare, però la scelta è questa, anche di salvare una sola vita, e spero che un giorno, fosse Palermo, fosse Napoli, tutta l'Italia, tutto il mondo, ci sia la pace per tutta l'umanità. Senta, signor Giuliano, quando iniziò a collaborare, poi nella prosecuzione della collaborazione, ha confessato quindi i vari reati che aveva commesso come capo del clan Giuliano?
Sì, ho confessato, sì. È stato poi processato per il 416 bis e per reati? Sì, 3-4 volte sono stato processato per il 416 bis come capo, promotore e organizzatore. Le è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, l'articolo 8 del decreto legge 152 del 91? Sì, esattamente, sì. Poi è espiata anche i 5 anni di libertà condizionata. Senta, dopo l'ultimissima domanda, dopo questo incontro, questa comune detenzione a Secondigliano con Mangano per pochi giorni, lo ha più rivisto successivamente o no? No, non l'ho più rivisto, no. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie.